Paolo, diario della gratitudine. Sara non ha capito. No, Cora, vai a dormire che ti Cora, vedo vai tutta che c'hai già la benedetta. palpebra. Vai, che Queen, Marengo. riposati, ma che bella, sembrava sempre in difficoltà. Ma perché viene dalla campagna? Allora, eccoci qua, i tre dell'Apocalipso. E poi il fatto che sia arcobaleno ti fa super LGBTQ friendly e ti dà un sacco di punti. Istantaneamente, però occhio a se lo porti in certe manifestazioni potresti essere pestato. Allora, Scusami, sono è per bambini autistici anche, perché ha disturbi ossessivi compulsivi. non l'ho mai mollato dall'inizio della live. Perfetto, ma Sarà funziona? buono. Ti senti più nel chilling? No, mi sento più a scoppiare questi pallini. Ah, ma con anche questi rumori, quindi tutta la live la gente ha sentito. Se La non qualità del sembra microfono è male. rimasta la stessa. Paolo, volevo chiederti una cosa. Potrebbe essere imbarazzante, però, quindi dimmi tu. Da quant'è che hai il diario del Tanks? Diario del Quasi Tanks. 4 mesi, quasi 4 mesi, 114 giorni. Perfetto. Allora, vorrei chiederti randomicamente di andare a leggere una pagina, che ne so, del giorno 32. Si può? Se ti va. Sì, ma ho bisogno di 3 minuti perché devo andarla a prendere. Dopo ore di... Sono Che curioso, cazzo di fai? fare questo Dove random cazzo vivi? spot. Dove cazzo andiamo in vacanza? Ti piace Corro! più il cazzo o la figa? Più il cazzo o la guerra del Golfo? E poi, tutto un mega scam. Oh mi basta, quasi sciopera ACAB. Quasi sciopero, scioperate anche perché anche la tua vita va a finire così. Nessuno sa come se è un mega scam oppure no. Non è che tutto può finire come i film di... Ma il paradiso, dici? No, dopo ore di che cazzo fai, dove vivi, dove andiamo in vacanza, ti piace più questo o più l'altro e poi è finito tutto in un mega scam perché hanno detto tutti di no. Ma ragazzi, Ma ma no, è ma ancora non ha così? detto no, ha detto non voglio vedervi subito, ho bisogno di conoscervi di più, which is legit, secondo Grazie, me. Poi comunque, magari Moody invece subito avrebbe fatto Vincenzo. Però la... è la vita che va così, la vita che fa queste cose, questi giochi. Grazie, svegli. Ricordate che ci sono tanti canali dove potete vedere figa, ma c'è solo un canale dove potete imparare vedendo la figa. Bravo, twitch.tv/omiatolo. Ma è che se mi sembra esagerato. E ora c'è troppo hype per Ma no, c'è questa solo più cosa. sillitizza. Adesso non so se faccio ridere. Che palle. È odioso non avere il responso della chat. Ok, giorno 32. Ovviamente se è troppo intenso. Oggi è il giorno 116. Sillitizzo, 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 Ok. sillitizzo, Allora, sillitizzo. giorno Se è troppo non 32. leggerla, se è troppo non leggerla, se ti va. 32. Allora, sono grato per l'amore di Giusy. Sono grato per il mio lavoro, sono grato per la cena di stasera, sono grato per i netturbini. Ci sta. Cazzo, i netturbini non se li incula mai nessuno! Ci sta. Fanno un Vedi che lavoro legge la Sto pagina girando con sta storia interessante. della Poi figa, ho Omi. Fai fatto occhio. bene la live di oggi pomeriggio, Rust mi ha fatto ridere. Ah, bei tempi. Forse era l'inizio di Rust. È all'inizio di Rust, Paolo? Sono grato per l'affetto di Giussi, sono grato per come stanno i miei genitori, sono grato per l'invito di Dario Moccia, e poi non mi ha più invitato. Ho fatto bene le live di oggi, curo Lili, mi ha fatto sorridere. Cos'era È Among pieno. Us? Ma è lo stesso giorno questo? No, il giorno dopo, 33. Ah, infatti, Ah, ok. leggiamo il giorno dopo ancora. Tutto adesso. Sono grato per i baci di Giusy, sono grato per i numeri di oggi, 4500 per autoflexarmi, No, è spiegatissimo. giusto, scusa, ci sta. Sono grato per guardare così tanto la minimappa. Poi in realtà ti Ci sono i spiego. netturbini e la minimappa allo stesso livello. Ti spiego. In realtà non è manco vero che guardo così tanto la minimappa, però provo a falsificare il mio cervello in una cosa che voglio che avvenga. Quindi ti dico, Come? sono grato per guadagnare 1 milione di euro, anche se non è vero, lo scrivo. Quindi, tipo, il giorno in cui hai ringraziato i netturbini, in realtà cosa hanno fatto? Ti hanno cagato sulla bici? No, no, ho visto i netturbini che lavoravano. Giusto. Ho Paolo. fatto bene. Vai, Ho scusa. fatto bene edizione oggi.
Jacopo mi ha fatto sorridere, The Game, che ora ha quittato League of Legends. Ultimo giorno, giorno 22. No, ma se volete vi faccio leggere il diario, che è più Hai anche un bello. diario? Eh sì, questo è un diario, non della gratitudine, un diario, il feedback della giornata. Ma ogni giorno? Sì. Eh, Ah, vorrei giorno 20, sapere il 22. giorno 22, sì. Poi, per favore, qualcuno in chat riesce a scoprire che giorno hai fatto piangere Mona No, non Sharon? l'ho scritto di motion. Ah, perché non eri grato, Non è, insomma. sono grato che Monashon abbia pianto. Aspetta, guarda che bella questa, giornata molto bella, vorrei ricordarmela. 2 aprile 2021, che bella la vita, amo ciò che sono diventato, ma si può sempre fare meglio per me e per gli altri. Proteine, allenamento, passeggiata e più lettura. King. Ah, da solo. Ma quindi è per leggerseli poi nel futuro. Sì! Oggi è stata una bella giornata, sono Qualsiasi contento età. di chi sono diventato, ma si può sempre dare il meglio. Vabbè, scrivo la stessa cosa, voglio leggere di più e allenarmi meglio. Fondamentale iniziare a lavorare correttamente. Poniamo come obiettivo arrivare a 3.000 spettatori di media, fallito. Vabbè, stai ancora strada facendo. King, puoi farcela. Adesso ne hai 11.000, ad esempio, in questo istante. Beh, era il giorno 22, Paolone. No, era il giorno 100. Ce l'hai il giorno 22, giorno 22 per 22. il meme? Il giorno 22, subito. Ma questa cosa è un po' imbarazzante, non so a chi possa interessare questa cosa. Ma in realtà non è così In bello, cioè. realtà all'inizio scrivevo molto di più. Giornata carina, svegliarmi senza fretta mi aiuta. Devo comunque avere una sveglia di riferimento. Sono contento di fare 3.000 spettatori di media. Questo è sempre carino. No! Ah! Ah, quindi, Ah, ok. era Ah, tattica. ma proprio menzogne pure, cioè. No, a volte sì, ma perché Stai un per fan mi staccare? aveva scritto: Sì, Paolo, sai che se no, sì, immagino no, essere creato potresti per qualcosa cambiare è il più mondo. facile Cioè, tu diatemi non mi che si frega. avveri. Vabbè, Sì, ma ho capito, ma vabbè. ma Così non tra ti. 3 anni rileggi il diario e dici, ah, quel giorno ho fatto 3.000, invece No, no. però mi ricordo. Con Giussi va bene, l'amo. Buonanotte Paolino, è passato quasi un mese e devi iniziare a fare la cosa più. E devi fare le cose meglio. Sveglia, dai cazzo, campione, con punto scritto. Guarda che, ovviamente tu ti stai esponendo, però è una cosa molto bella per chi ci ascolta, perché fa vedere che anche chi apparentemente sta bene e tutto, lavora dietro le quinte per stare così. Lui e la sua equip di 25-30 persone che lo accompagnano. Insomma, Dai, Enrico, la ecco devi smettere questa storia. qua. L'hanno preso, l'hanno portato via perché gli mette ansia questo programma. Quindi lo togliamo un secondo. Equip, quando è pronto, rimettetemelo pure. Grazie mille. Ah, una cosa velocissima ho Ah, fatto. ecco, ok. È come Abbiamo nuovo. fatto una piccola flebo, adesso ci sono. Come nuovo, come nuovo. Paolo, ti E ringrazio. Ti ricorderai prendete il contatto. trenino? Price, Paolo Domani Petola. arrivo, ragazzi, alle 3 c'ho il treno. Ma lo sai che sono da Michelle e da Dredd oggi in live? Mi fanno ci vediamo domani. Cosa ci vediamo domani? E vengono pure loro. Beh, Michel sì, Dredd no perché non ci sono i Dredd tamponi. forse, Dredd forse. Divenere i tamponi, ora capiamo il tamponamento della. Cioè, ci sono già tutti i tamponati, però non so se c'è qualche tampone extra per i fidanzati, non so come dirlo. No, dobbiamo cercare di tenere il numero al minimo per le questioni Ovvio, a me ogni di tampone costa 40 euro, eh? 50 quasi. Per cui lo vorrei tenere un po'. Exclusive, exclusive. Riusa sempre lo stesso. No, credo sia totalmente iper mega Illegale. illegale, perché non si poteva usare lo stesso. Guarda Paolo che si è messo. Non hai mai riletto il diario? E giorno 86 ho scritto sono grato per Omi. Non so che era successo. Forse ero lì. No. Quello della gratitudine comunque fa più ridere, secondo me, dell'altro. Cioè ridere, è più perché ci sono cose Beh, è random. solo positivo.
Anch'io sono grato per Paolo che mi ha Paolo mi ha regalato questa cosa qua. Record di sub, piccolo Io ho capo. scritto, io ho scritto Simone, Simo, ti è 8.256 piaciuto l'agenda che ti ho subscribers regalato? Mi ha moltiplicato per risposto. almeno 5 euro. Se Uguale lo starà scritto sull'agenda di 41.280 euro risponderti al appena posso mese. superare. Accontenta la tua schiena e comprati un presente Comunque, PS9 punto interrogativo 9 punto dai, non vi interrogativo voglio 9. rubare più tempo, ragazzi, dai. Ma No, 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 non vediamo. abbiamo niente da fare adesso. No, più che altro Paolo, tu so che di solito a quest'ora sei già a letto. Eh sì, però è bruttissimo da dire, ma visto che so che verrò a Milano mi fotterò tutti gli orari corretti qui nel tuo aperto. Vabbè, solo un No, un giorno. giorno, perché poi devi fare. Due. Sabato vado a Napoli. In Ah, è vero, realtà, Andrea, se mi puoi ospitare il giorno dopo, sarebbe carino. Ti ho scritto sul diario della gratitudine, però. No, sì, va bene, basta che mi no, ricevi. non so, no, no, c'è un sacco di persone che posso ospitare. In realtà, potrei dormire per strada, non l'ho mai fatto. No, sono serio, penso che sia fighissima quell'esperienza. Allora lì sì che puoi ringraziare i netturbini, che ti svegliano la mattina con Allora, l'idropulitrice. potrei. Io ci ho dormito in stazione a Milano una volta. No, no, per strada, come un barbone, con i barboni. Ma i barboni dormono, cioè. Come hanno fatto i Jekyll. Io ho dormito nelle stazioni ed è molto più comodo dormirci, fa più caldo rispetto a per strada. Ho dormito una volta sul binario 1 di una stazione in Svizzera. Binario? Ma sui binari hai dormito? Ma che cazzo ti viene Sulla in mente? no, sulla Sulla banchina. banchina. Ah! No, anche perché il binario, diciamo, al di là del rischio di essere sbrindellati da un momento all'altro, è anche scomodo a Grandi spacco, Paolo. cioè è stretto Tanto così. questo è per me. Quello è per te, il diario della gratitudine. E dov'è? È per È qua, è qua. Paolo. Ecco, si parlava giusto di te, Mi è Simo. scritto oggi, ho letto. Io pensavo che questo diario che hai mandato ad Andrea, che c'era scritto che era per Andrea, non sapevo che era per me. No, no, due regali, uno per te e E uno per per me. me, eh? Che urli? Ecco. Ma che Lo urli te? Ma poi che cazzo, ripeto. rompi il cazzo le urla che urli tutta la notte? Ma che cos'è Io? sto coso? Cos'è quello Ma lì che quanta rompi? gente c'è a chiedere i regali lì? Ma Paolo, che male devo io. regalare, sì. Ma Paolo. Allora scusami, hai ragione. Mi hai deluso, mi hai deluso. Cos'è Guarda qua. quel tuo regalo? È un Cosa? antistress. E cosa fa? Ah, oh, bellissimo. Nel mio diario della gratitudine non potrò scrivere di essere grato per il mio amico Paolo. Mi Però sei un coglione dispiace. perché il diario della gratitudine non ce l'hai, ma io sì. Me Lo dovrò comprare da solo. E per me? Per me? Non altro, Per me, no! qualcosa per me, Paolo? Io Paolo ti vorrei Provvederò. regalare un accessorio per la tua futura bici, oggi stavo cercando. Ma lo sai che ho chiesto aiuto e mi hanno risposto con 100.000 marche di bici diverse. Comprati una Graziella. Allora, dipende un po'. Se vuoi andare poi nelle città, ti conviene comprarne una già scassata, così non te la rubano. È forte come strategia. Poi dipende cosa vuoi farci. È una bici di passeggiata o di piacere? È di scampagnata, è di lusso quel diario della gratitudine, cioè è molto meglio del mio. Infatti, adesso che so che è mio, lo amo. Ma che è? Prima ho detto che cazzo gli ha mandato Paolo a Andrea, ma che cazzo gli ne fa? Però ho visto e ho detto, ah, ti è arrivato il diario, ho detto, ah, figo, è un diario della... Guarda Però ci sono anche le domande intelligenti, cioè ti consiglia quello che devi come fa. scrivere. Infatti è interessante, ti ringrazio, Ah, è poverino. proprio della gratitudine, cioè non è un Minchia, diario qualunque che è adibito. è Ma cos'è? brandizzato gratitudine. Gratitudine. Leggi qualche domanda che fa, leggi qualche cosa che ti dice. Bello, Questa era una ma è come scureggina. quei libri lì che apri e c'è il suono? Ah, qua c'è una citazione. Your attitude about who you are and what you have is a very little thing that makes a very big difference. Ma non penso che pensi così bene Zero. in inglese. Baby gay sottoscritto. Cosa avete capito? Dove L'attitudine rispetto a ciò che hai e ciò che sei, dimmi poi che non mi ricordo più. And what you have is a very little thing that makes a very big difference. È una piccola cosa che fa una grande differenza. L'altro Molto regalo. interessante. Cos'è? Grazie Gennaro. Grazie mille. Che cosa fate qui? Parlate? Sì, parlavamo del diario della gratitudine.
Io non sto scherzando, grazie Gennà. Sì. Paolo, io lo inizio. Dai, che ti ho regalato per quello. Durerà da stasera uno giorno. No, anche di più, dai. Una settimana. No, Simo, il segreto è non smettere. Insegnami un po' come... Paolo, leggi un'altra pagina del tuo diario della gratitudine. Ecco, bravo, bravo, ispiralo. Ma grato verso... Aspetta, ma è quello al mio? Posso chiederti il giorno 45, specificamente? Non è quello al mio? Sai che il tuo costa di più, ha detto. Il tuo è di lusso. È bello, è in tessuto, senti? Per la cena di Giussi, sono grato per i miei amici, sono grato per Alberto. Ho fatto bene a fare le storie su Instagram, perché non ho voglia di farle. Mi ha fatto ridere cane lupo. Vabbè, brucia il tuo libretto. No, Simone. No! Dentro c'è un regalo! C'è la busta? La busta con il soldo? Ah no. What you do today can improve all your tomorrows. Ah. Quello che fai oggi può migliorare tutti i tuoi domani. Sì. Thank you. Ma la doccia fredda invece te la stai facendo, Simo? No, ho smesso. Ma la doccia fredda? Cioè, più che altro non mi so fare docce. Cioè, solitamente se mi devo lavare la faccia così, uso l'acqua fredda. Non ha senso, non è la stessa cosa, però... Però lo sai cos'è? Il tempo inizierà a fartele fare, eh? Inizierà a far caldo in questa casa. No, inizierà a comprare condizionatori, installare, perché io sennò qui dentro... Morire. Bravo, Simone. Ma tu sei già stato un'estate, so che hai già vissuto lì, ma sei già stato d'estate. Sì. Mamma mia, è il giorno più brutto della mia vita, Milano, d'estate, no, ventilatori, mi stavo sentendo male. Ma dove? Male. Casa di Omiatol. Casa di Tito. Pure in io! In quel brutto periodo. Casa di Non dovevamo Tito. Fare qualcosa? Abbiamo fatto qualcosa insieme. Tu non c'eri, però. Un attimo. Ma anche il mio giorno più brutto è stato dormire a casa di Tito. Sì, che è il giorno in cui abbiamo messo i tuoi nuovi alert, che sono ancora gli stessi. Tipo Games... Vabbè, Games Week. Che ti ricordi che abbiamo visto gli alert e abbiamo dormito a casa di Tito? E io ho dormito per terra e c'era il gatto che mi teneva compagnia. Questo è come era lavorare con te, dormire per terra e avere la compagnia di un gatto. Ma comunque, sto scherzando. Ce l'hai la penna? Cazzo, non posso usarlo, non ho la penna. Come funziona il format? Perché era fresco. Come funziona il format di domani? Ah, te lo spiego. Se lo spiego in grande tranquillità. Allora, ci saranno un po' di videocamere. Ci sarà Hank come host. Ci sarà Simo, ci sarà... Ah, Simo, domani alle 9 devi essere al MOBA. Una grandissima novità. Io sarò il co-host di Hank. Ma c'è già? Cosa? Il co-host. Chi è il co-host? Michel. Sarò il co-host di Michel. Perché non vuoi partecipare? Simo, a me faceva piacere giocare con te. Hai detto tu che vorrei partecipare. Te lo dirò in faccia. Gestisci le tue emozioni. Convivi. Respira dentro la tua rabbia omicida. Respira. No! Come va? Meglio? Sì. Ehi, Massimo, guarda che sei forte. No, Andrea mi sta mettendo il whisky in bocca. Come quei bambini. Hai comprato il whisky? Ma chi è quella gamba un po'... Lore, cazzo. È turbato. Ah, Diego Nasca. Avrei anche detto io Diego. Ma whisky giapponese. Che sesso. Comunque il format non te l'ha spiegato. Si va là. Si sta tutti nel sotto del MOBA, ci saranno appunto tante telecamere, ognuno di noi ha un microfono, insomma, tutto con i sacri crismi del caso. Poi io e l'host siamo altrove. Chi è che zappa l'audio? La parte tecnica te la vedi tu? Ma che? C'è una regia anche per l'audio? C'è una regia super professionale, no, col cazzo, mi sono rotto i coglioni ad attaccare i cavi io.
Quindi c'è una regia super professionale che farà tutto e ci saranno grafiche di alto livello fatte dall'amico e collega Rise. Ci saranno le intro delle camere, tante inquadratura, funzionalità implementata di flashback, dove si vede la clippina della risata sul mega schermo del MOBA. Props, potete portare voi quelli che volete, tamponi naturalmente per sincerarci che tutto vada per il meglio, suono di avvio e di stop proprio come nel formato originale, grafiche da mettere per eventi momentanei durante il format, insomma chi più ne ha più ne ha. Amazon, non denunciare. Ma no, sarà contenta Amazon. Ma no, ma poi si chiama Le Mao. Quindi Le Mao. Le Mao. No. Quanto dura? Quante ore dura questo? Dura quadro? Dalle più o meno dalle 10, per cui vuol dire che alle 10 ci saranno le intro nostre, alle 10 e mezza tra un discorso e una chiacchierata e l'altra iniziamo, e durerà fino all'una. Secondo me sulle 3 ore. Ma già l'hai detto io, quali sono? Immagino che dopo mezz'ora iniziamo a bere. No, dipende. Cioè, è una cosa vuole bene, concorrenti. I concorrenti siamo io, Simone, Paolo, Nello Taver, Dario Moccia, Ivan Grieco, Rubino Tutubi e Miss Flame. Con un'ipotesi di nono concorrente all'ultimo. Ma decimo. Sono tanti, Sì, sì, sì. Per quante ore? 10:30. Cioè, ammonimento e espulsione. Secondo me 3 ore dura. Ammonimento e espulsione, sì. Io lo farei durare 3 ore, la metà di quello. Ma come si fa a capire Mr. Flame quando ride? Beh, è difficile, sarà quello più penalizzato di tutti, perché ha la maschera, per cui dagli occhi si capirà e ci avrà anche una cosa sulla maschera. Però secondo me Mr. Flame è una persona che ride. Cioè, non è come noi che riusciamo a non ridere, secondo me ride proprio. Senti, ma posso umbriacarmi? Puoi fare quello che vuoi. Ma gratis? Avete un drink offerto da me? Da me, mi sono proposto io un drink. No, ma la domanda che ti pongo è: vinciamo 100 sub? Non lo so, mi è costato un po', per cui sto un attimo ipotizzando. Anche perché mi costa 800-900 euro di tamponi, solo. Ma perché non facciamo che mettiamo tutti 10 sub a testa senza farti mettere 100 sub? Ah, per me Namaste. Va benissimo questa cosa del genere. Se va bene, il vincitore mette 10 sub a testa, ci sta, dai. Sì, sì. Cioè, chi vince tutti gli altri a sbuff gli regalano 10 sub. Per me va benissimo. Poi sono cose nostre che ci giostiamo. Per me va super che bene. Ah, ok. Vabbè, poi questo discutiamo domani prima della live. Lo sai che te lo vorrei comprare? Ma sembrava molto più grosso della storia di Instagram. Ma sembrava molto triste. Sembrava enorme. Simo, ma te lo faresti comprare? No, andrà sulla mia parete dei miei amici. La parete degli amici, Tu hai il diario della gratitudine e la parete degli amici? Me l'ha detto, però. Sta roba dell'arte, Simone, è geniale. Ti fa anche molto bene. Dipingo i miei amici e metto sulla parete. Sei pure bravo. Sembri un po' non Van Gogh. Molto triste, Paolo. Sembri, però Simone mi ha fatto vedere. Pensavo di fargli un non complimento. La Simone mi ha fatto vedere la foto originale e devo dire che la rispecchia molto. E credo che tu fossi serio per un torneo. Sarco giù della foto che ti ha fatto. Ma tu aspetta, è come una bambola voodoo, Paolo. Hai male delle parti? Comunque Paolo, potremmo venire io e Simone a vivere 3 settimane alla Clash House? È una cosa seria, perché me lo chiedi così? Per me va bene, però chiedo. Che mi diverto alla Clash House, è un luogo dove ci... No, posso organizzare il mio compleanno alla Clash House? Sì, voi ma il problema principale, ragazzi, sapete cos'è? Che tu e Simone mi fate paura. Perché? Ecco qua. Cioè, io e Hank o io e Omi? Tu e Omi. Ok. Perché? Paolo? Immaginate una musica di pianoforte triste, grazie. Paolo? Perché a Milano sono andato a dormire 2 volte alle 6 quando stando con voi, c'ho paura che... Aspetta, se tu quello che stai dicendo è curioso perché...
Io ricordo una scena. Sì? Dico, per inquadrare Paolo, gentilmente. Sì, che scena ricordi, Simone? Ricordo che quella sera ero in casa e dormivo. Finalmente ero nel mondo dei sogni. Ed è anche difficile per me addormentarmi in questi giorni, ma quel giorno ho trovato la pace e il silenzio per farlo. E mentre dormivo... Che è successo, Simone, mentre dormivi? Scusami, oh. E mentre dormivo sento un rumore. Simone! Apro gli occhi. Se me la fai a provare a ridere, mi scengo al naso piuttosto. Apro gli occhi, guardo verso la porta. Sì. Niente. Pensai, un incubo, un sogno. Al che sento? Smane! Capì che effettivamente era reale. Mi sento male, era richiesto d'aiuto, non respiro. Ormai conoscevo il modus operandi di Andrea, che alle 6 di mattina era solito venire a svegliarmi. Al che mi alzo, apro la porta e trovo Paolo Cannone. È vero. Ed Andrea, utilizzando Paolo, mi disse: no, per colpa di Paolo. Mi disse: la valigia di Paolo, Simone. E io risposi: è in cucina. Questa è colpa di Paolo. E Paolo, chiedendo scusa, se ne andò dalla camera. E aver svegliato una persona nel bel del pieno del suo sogno alle 7 di mattina, ma questo non bastava, perché nonostante questo, nel mio risveglio surreale c'era un elemento bonus. Davanti ai miei occhi, elemento? Mr. Flame entra nella mia stanza credendo fosse il bagno e non dice scusa, non dice oh, ma dice ciao un'ora dopo. Non ho dormito, mi sono riaddormentato alle 11 di mattina. Ti ho colpa scritto di Paolo. Dopo pure ti ho scritto scusami per averti svegliato, non mi hai più risposto. Sì, è vero, Paolo mi ha scritto su Instagram: scusami, non ti ho ghostato perché ti ho odiato. E è incredibile come non avete controllato che stava... Perché pensavi che stava in camera mia quella canzone? Perché era l'avevo portata là. Io invece stavo in cucina. Io devo dire che molte volte ho rotto in coordinazione, soprattutto con Dario, ma questa volta non volevo romperli. Ed è stata quell'uomo lì che mi fa: Omi, scusa, la mia valigia, devo partire tra poco. E da sì, io faccio... Sì, non è la prima volta, non è la prima volta, né la seconda. Succede molto. È un modus operandi. Sì, e poi c'era effettivamente Mr. Flame in giro per la casa. Sì, ma una certa io mi sono rimesso là tutto scazzato, mi rimetto sul divano e sento proprio la porta mia che si spalanca e vedo Mr. Flame, la sagoma di Mr. Flame, e fa ciao e richiude la porta. Non è nemmeno dice oh scusa ho sbagliato, no, così. Allora, Simone, non ridevo così tanto da quando con Andrea ci siamo guardati Michelle che aveva problemi su OBS. Lo scriverai nel libro della gratitudine? Lo sai che ti scrivo immediatamente, Panetti? Il libro della gratitudine è live. Anch'io scrivo, ho fatto ridere Siete Paolo. Siete proprio belli. Ma è una cosa di cui sei grato? Cosa, Pa? Allora. Pa? Hank, come al solito, è escluso. Hank e Squiddy e... No, che si offende, Enrico, va a dormire, che è un po' permaloso. Vabbè, devo studiarmelo un po', perché...
dove vanno scritte certe cose. Allora, sono grato per i modificati, dai. Ma cosa c'entra? Perché senza di loro non avremmo un lavoro. Ho capito, ma dove... cioè, siamo partiti da una gratitudine indirizzata totalmente a me che ti ho fatto ridere, e poi sei andato ai modificati per leccare il culo e rubare i sub a Andrea. No. È una questione politica. Sì, no, è una questione di proprio adesso faccio proprio ecco qui. No, Simone, ti spiego. L'ultima cosa che scrivo è chi mi ha fatto ridere o sorridere, quindi eri l'ultimo della lista. Ah, ok, quindi stai iniziando la tua pagina. Ok, tutto ha senso. Sì. Sì, comunque era un discorso politico il mio. sì, ci sta. Sono grato per chi mi ha subato, ma prima era Subatomi. Io sono grato per Paladino Astolfo. Io sono grato per... Che leggenda. Comunque Paolo, c'è coso, alla live, sorpresona, ora te la spoilero. Io sono grato per la campagnola di oggi. La campagnola mi ha messo felicità. Io sono grato per... Mi hanno chiamato un ospite solo per te. Apecarro Ramarro. Grazie, Ken. E dov'è? Tra i partecipanti. E... Alice Pisellosauro. Ma dov'è? A LOL domani. Sì, a LOL. Ma due tamponi per LOL. C'è anche Matteo Cannone che fa i diari. Ma lo sai che io ho detto a Matteo questa roba e Matteo ci è rimasto malissimo perché non era vero. Ma sei un bastardo, è una gag. Vi ho sentito in live, out of nowhere, ho detto, Matteo, ma ti hanno preso per fare i diari domani in live da Andrea, lui. No. Ma Paolo, è bravo in Audi, eh? È bravo in Audi, eh? Sì. Hai scoperto? Sì, sentivo tutti gli hipster di merda che dicevano vado a sentire in Audi. In realtà non hipster, proprio gente un po' acculturata. Io ho un grande odio la fanbase di Caparezza. Martino. Ma va. Pure. Martino, no, in realtà. No, Martino è un caso speciale. La fanbase di Caparezza è di Elio, odio. Anche se mi stanno... Ah, proprio me. Se mi piacciono i determinati artisti. Guarda, Hank, fumi sigarette? Non più. Prima fumavi sigarette, bravo, o giravi i drummini? Drummini, naturalmente. Facile. Sono grato per aver ascoltato questa storia incredibile di... È più facile smettere con i drummini o con le sigarette? Si vuole bene. Con le sigarette è più facile con i drummini. Ascolta anche questo, Hank. Sì. Hai davanti una birra commerciale, perciò hai davanti una Heineken e un IPA. Quale scegli? Vabbè, ma che cazzo, vabbè, è una IPA, ma perché? Classico. A me le IPA fanno cagare. Sì, anche a me, infatti. Classico. Ascoltami, hai davanti dei tipi di scarpe, tipologie di scarpe. Vai. Scarpe da ginnastica. Sì. Scarpe eleganti o sandali, quale scegli? Ginnastica. Un po'. No, cerca di combattere la sua anima. Avresti messo i sandali. Ma tu dici sandali. Infatti, che doveva dire sandali? Dai, sì. Direttamente a racchetta. Sì, sì, ai piedi. Sì, sì, assolutamente. Ma va, guarda, ma non sono mica. Guarda come reagisce quando gli diciamo questa cosa qua. Sei pronto? Appena dico questa parola, dovrebbe fare una reazione. Salvini. Hai visto? Ecco, sì. Sono grato per questa bella live. Ma anche io lo faccio, cioè, non lo puoi notare proprio. No, io Salvini a me non mi sta antipatico, però non faccio come fanno loro, dico. Ma loro chi? Ma che cazzo volete? Loro. Guarda te, altre domande per mettermi in una categoria. Vogliamo parlare un po' dei pinguini tattici nucleari e delle luci della centrale elettrica o di Marta sui tubi? Ma lo sai che mi piacciono solo i pinguini. è così facile. Vabbè, ma se ti piace Elio, probabilmente ti piacciono anche i pinguini. Che cazzo c'entra? Sì, sì. Magari ti piace anche la ballata dell'amore cieco. Ma ti piace Elio, Toby? Normalmente, lo guardo, ma... Poi? Vai, fammi questo profiling. Okay. Vasco Brondi? Non so chi sia.
il sound Vasco system. Aspetta, ciò. Allora, Hank, tu, nella tua vita, sicuramente hai avuto un periodo vegano. No, assolutamente no, vorrei mettermi la carne ma veramente mi credete un radical chic? No, no, ci sto provando, sto capendo. Uno che ha la vestaglia. Ma cosa? Ma è il vegano? Io non è radical chic, ma è di sinistra. Anche, ovviamente. In realtà no. Ovviamente sono tutti stronzi che non capiscono un cazzo. La vera musica è quella con gli strumenti. Ah, beh, certo che se uno vuole andare nel lato musicale, in realtà mi piace anche la musica fatta coi computers. Però ovviamente per me sentire uno che canta veramente senza quell'autotune di merda è un piacere. Ecco qui, l'ha detto autotune di merda, sei riuscito a tirare fuori la frase, bravo. Se voti i piedi esci dalla live. Bravo. Non è male questo gioco, eh. Poi vai, mettimene. Allora, pensiamo un po'. Hai mai votato centrodestra? Ho votato... no, ma neanche sinistra. È più per casini. No, ma ho votato i Verdi. Ma a me, diciamo, in teoria la roba di, gli ideali di destra, moderato, ovviamente, mi piacciono. Cioè, a me sta proprio in culo Salvini, lui, proprio la persona, ok? E anche la Meloni e anche gli altri. Ma senti, ma loro fanno il loro gioco. Anche Renzi, cioè. Dimmi. Ma Diego è perennemente, cioè da quando era Lorenzo. No, non lo so, stiamo ovviamente facendo la cosa più brutta del mondo, stereotipare, però posso dire una frase, cioè canticchio una canzone, vediamo se la riconosce Hank. Accetta. No, allora apro questo qua. Oh bella ciao, visto? Bella ecco, ciao. L'hai riconosciuto, caccialo. Butto fuori. No, no. Ma c'è anche la maglia che lo lasciava capire. No, il suo ultimo gesto. Il primo l'abbiamo trovato. Il suo ultimo gesto era chiaro, eh. A Roma si ascoltano Mannarino. Sì, vero. Però Mannarino mi piace. Vero. Ma no. Allora, posso dire una cosa? Aspetta, ce l'ho! Fermo! Hank. Vai. A te piace il mondo rap, ok? Ok. E ti piace? Grazie a Murubutu. Non so chi sia. Marco Giuda, che palle! Sono solo... Ma a parte che non piace il mondo rap. L'ancora ti piace. Non so chi sia. Non mi piace il mondo rap. Guarda, solamente perché ho dovuto farci un'intervista e l'ho scoperto essere molto divertente, ma lui non si definisce un rapper. Rosa mi piace, ad esempio. Come si a me piace la musica che mi fa fare... Basta, non mi interessa... Mi piace Deadmau5. Non sa chi sia. Hank, ascoltami. Come fai a non conoscere Deadmau5, cazzo? Ma sono leggendo, dai. Ascolta. È il DJ con la testa da topo. Deadmau5 è cultura generale. Calcutta non so chi sia, leggo in... Senti, ascolti Davidaus. Gli ascolti i Davidaus? No. I Davidaus? Io tutto quello che c'è dopo gli anni 90 faccio molta fatica. Ecco, la frase abbiamo siamo usciti. Ah, Deadmau5 c'è addirittura nei modi con su Twitch, lo sai, quella là che stanno spammando adesso. Ah. Hank, ascoltami. Sì. Stiamo andando in una serata. Ok. Stiamo camminando verso una serata. Arriviamo al locale. Mm. Al locale all'ingresso. L'ingresso costa più di 3 euro. Come reagisci? Simone, ne hai conosciute di persone, Simo, eh? No. Costa più di 3 euro. Beh, uno scandalo. No. Va bene, paghiamo 3 euro, paghiamo 5, 10 euro, ok? Anche ti faccio una cosa, ce l'hai questa? Tu non ce l'hai, Andrea. Io non ho più il portafoglio. Ecco. Cosa? Non ho più il portafoglio. Ah, tesseracci, tira fuori, scommetto. Tesseracci, vedrai.
Io no, Azione Cattolica, com'è? Arci non è ACI. No, non ce l'ho. L'ho avuta un anno perché ci serviva per entrare per fare un concerto col coro. Ecco, ma se no... la setta. Ma che ecco? L'ho dovuta far per forza. Sì, fatta anche stavolta abbiamo estrapolato. Cos'è l'arci? Scusatemi, ragazzi. Ma è un po'... Loro mi sono dato del rosso, praticamente. La tessera è... ti permette di entrare in dei circoli privati. Arci. Non so cosa sia. C'è uno in chat che scrive: se a 30 anni arrivo come Hank, sparatemi, vattene a fare in culo, coglione. Ma chi sa, chi ricorda sa. Bravo Enrico. Cosa devo dire? Adesso non mi ricordo. È inutile che fate quella faccia da spaventati. È inutile che fate quella faccia da spaventati. Ognuno ha il diritto di essere quello che è. Che è quello? Mondadori? Mondadori? Marriott, non so cosa sia. Che cos'è questo? Oh! C'è lui? No. Ma quante cazzo ce l'hai? C'ho anche un'altra tessera Arci, felicità di partecipazione. E allora che cazzo vuoi da me che c'hai la collezione tu? Questo cos'è? Ah no, questo è... va, buttalo pure. Ma va, Vape Boss! Grazie! Cioè, te l'ho scritto grazie con la faccina con l'occhiolino. È il triennio Mondadori. Questa è una 10 ml di liquido gratis. No, eh? Non so che. Ma no, ma va bene. Vai. 4 bollini. Oh, scusate se sto sbagliando, ragazzi. Io di solito da 2 ore che dormo. Voi ce l'avete questa tessera da giornalista? Chiedete a Denk se preferisce le serie TV in lingua originale o doppia. Vai, meglio non farla vedere. Da giornalista. Hank, preferisci le serie TV in lingua originale? No, che spacca coglioni, la sai già la risposta. Hank, sì. Ascoltami. Cosa ne pensi di Twin Peaks? Beh, è una serie TV che ha dato l'origine al filone. A me non è che mi ha fatto proprio impazzire, però va vista perché ha creato il genere. Hank, cosa ne pensi di se ti accedere questa cosa? Simbolo dell'Europa. È bello averne tanti, inutile averne pochi. E questi? E questi? Non sono della nostra terra, prima gli italiani. No! Così, all'improvviso. Vediamo cos'altro c'ho. Ma questo cos'è? È unboxing portafoglio? Ma anche io voglio farlo, facciamolo tutti. No, ma perché sono i numeri di telefono, Simone, mi bannano se faccio vedere i numeri. Scusatemi, intanto tolgo tantissime cose che non hanno nessun valore, né affettivo, né... Quello aveva un valore economico. che gag, perché i soldi, no? Non fanno la felicità. Vai, sottoponimi altri oggetti. Da qui. Mi piace molto questa. Planet Hair. Beh, non sembra male. Orario continuo tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Un botto di seriarci. Guarda qua. Quella era prima del COVID. Questa è super flex. American Free Press. Oh, wow. E do questa per fare, cioè per dire, sono un giornalista americano. Posso fare il flex più grosso come hai fatto in vita mia? Sì, sì. Occhio allo scam. Non so cosa devo aprire. Tutto. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Ragazzi, poi volevo fare una domanda riguardo le Gold Visa, tutte quelle cose là, Mastercard. Che ti prenderai a breve? No, e qual è il vantaggio di avere tipo una Mastercard super figa? Solamente perché ti ma sono, innanzitutto bisogna distinguere tra carte di credito, quella è huge, con quella compri senza pagare l'IVA e puoi andarti a pigliare tipo le maionesi giganti. Quella è huge. Io posso comprare la metro. Che ne pensi di Willy? Sì, le caramelle. No, per comprare le cose a meno costo. Comunque, dipende, ci sono le carte di credito e le carte di debito.
con le carte di debito carichi una montare, poi paghi, con le carte di credito ti viene accreditata una spesa che pagherai soltanto tipo al mese dopo, il 15 mese dopo, una roba del genere. Quindi prima c'è questa distinzione. E poi a seconda del tipo di carta ci sono massimali differenti. No, te lo dico io, ti danno dei limiti di... Tipo se fai la Black o la Gold ti danno dei limiti di spesa molto superiori e ti danno delle cose molto superiori, però devi pagare di più. Tipo tu magari puoi spendere 10.000 euro così e con le carte normali no. Vuoi spendere 10.000 euro così, Paolo? Ho spostato 12.000 euro e ce li ho ancora bloccati. Sì. Devi spostare, però devi, tipo, gli devi dare un sacco di soldi, per cui è un po' per chi fa i Twitcher. La banca pensa che mi hanno rubato la carta. No, devi dimostrare che sei tu, mandagli una foto del cazzo. Sto vergognando perché mi sento un... un ricco. Una meba. Vai a dormire, Paolino, non ti preoccupare. Mi volevo fare compagnia. Ma ci vediamo fra un poco, veramente poco. Ragazzoni, io vorrei fare il political compass test con Paolo, grazie per la sabregata. Però ragazzi, allora, Paolone, io ti dico questo, rimani altri 5 minuti. Ragazzi, io vi saluto adesso, è stato un piacere, domani c'è la live con tutti, con Paolo, con anche con Simo. E ci vediamo domani per le 9.45 che inizia il countdown della diretta, metteremo anche un countdown così, goliardico. E è stato un piacere stare qua con voi, e ringrazio anche Simo e Diego che sono venuti, Nanni e tutti gli altri e tutto. E vogliamo fare un bacio e poi stacco in sincro? Vi va? Sì. Allora, stacchi tu per tutti? Al mio tre io dico buonanotte e poi baciamo con la mano. 1, 2, 3, buonanotte! Ma no! Da nuovo! Non dire buonanotte! 1, 2, 3, smu! Ah, ok. 1, 2, 3.